sono Claudio Bogoni, product specialist per Massey Ferguson per il mercato Italia. Oggi abbiamo il piacere di essere sul MF8S265 con trasmissione DynaPower. Infatti, come vediamo sul cruscotto della macchina, a differenza del Dyna 7, non ho più la suddivisione in gamme, ma praticamente vedo una suddivisione praticamente che è scomparsa, è una rappresentazione continua della variazione di velocità. Ovviamente, come il Dyna 7, posso gestirla in automatico e quindi vedo esattamente le velocità, oppure in manuale e quindi vedo le marce. Poche parole, il DynaPower, a differenza del Dyna 7, nel cambio marcia settima, ottava, nona, diciamo, non fa l'interruzione di coppia trasmessa, ma mantiene una coppia continua e fa il cambio marcia e cambio gamma attraverso due frizioni, due clutch, permettono di fare il cambio gamma senza interruzione di coppia. Questo ovviamente è molto utile e dà del comfort maggiore, soprattutto per l'operazione sotto carico in campo oppure in trasporto con rimorchi o dumper molto pesanti. In particolare, la doppia frizione è un concetto ad oggi sulle macchine agricole unico nel mercato grazie a Massey Ferguson, lavorando appunto sul cambio gamma, a differenza dei nostri competitor dove invece la doppia frizione lavora sul cambio marcia. Adesso vedremo come abbiamo impostato o come possiamo impostare la guida. Allora, una volta che io entro nel mio campo, posso facilmente impostare la guida satellitare con la modalità Go Mode. Primo passaggio, mi richiede la tipologia di attrezzo, secondo la tipologia di traiettoria desiderata, terzo gli devo dare il punto A e di conseguenza il punto A, quindi posso farlo anche in operazione di lavoro, darò il punto iniziale, dopo 10 metri il trattore mi dà la possibilità già di fissare il punto B. Ideale sarebbe appunto quello poi invece di andare a fine campo e quindi determinare il punto A e il punto B più distante possibile per avere una retta più possibile rettilinea e anche in linea con il bordo del campo. Quindi darò il punto B, automaticamente mi ha disegnato esattamente le traiettorie che io andrò a seguire. A questo punto, arrivato a fine campo, faccio altro che posizionarmi su quella che potrebbe essere la nuova passata da fare. La linea più grossa identifica la traiettoria che io andrò a prendere, quindi non mi resta che sterzare, premere il pulsante auto, automaticamente la macchina si va a posizionare sopra una traiettoria desiderata. Abbasso l'attrezzo, inizio a lavorare. Vi ho dato come attivazione della guida satellitare anche la colorazione del campo. Questo ovviamente mi permetterà, per esempio, se dovessi fare della semina in condizioni notturna, nebbia oppure anche in condizioni molto polverose, di avere già l'indicazione di quelle che sono le passate che io ho già fatto. Arrivato a fine campo, non mi resta che riprendere il controllo della trasmissione, rallentare, aziono il distributore temporizzato, l'attrezzo si solleva, eseguo la manovra di fine campo, identifico una nuova traiettoria, senza dover fare tante manovre, diciamo, di raggiunta delle manovre di fine campo. Io posso passare anche a intervalli sfalsati, tanto alla fine poi la mia macchina mi permetterà di andare a coprire le parti di campo che non sono state lavorate. A questo punto, con una spinta completa in avanti della leva multipad, raggiungo la velocità sul cruscotto e cruise control massima, che in questo caso è 12, tirando la leva completamente indietro, rallento alla velocità di primo avvio, che in questo caso io ho impostato a 4.2.
concetto della doppia frizione lo vediamo in questo caso passando da modalità automatica a modalità manuale. In poche parole, quando noi facciamo il cambio di marcia sesta settima lavoriamo sempre all'interno della gamba. Quando invece facciamo il cambio di marcia settima ottava facciamo anche il cambio della gamba. Vedete come il passaggio di gamma dal trattore con la trasmissione Dynapower non si risente l'interruzione di coppia, ma il passaggio viene fatto come se fosse un semplice cambio di marcia, quindi con una trasmissione praticamente continua. Anche ottava nona coinvolge una variazione di marcia e di gamma che il trattore lo compie in maniera completamente continua. Questo perché? Perché è una trasmissione di tipo Dynapower a doppia frizione.